Star Wars Celebration doveva essere, Star Wars Celebration è stata. La 4 giorni che dal 7 al 10 aprile ha raccolto a Londra il non plus ultra dell'universo produttivo di Guerre Stellari è stata a teatro di grandi annunci sia per quanto riguarda i film che le serie televisive. E oggi vogliamo proprio fare il punto della situazione sulle prossime uscite. Prima di continuare però ricordate di mettere un bel mi piace al canale e di attivare la campanella per non perdere nemmeno un contenuto di cinema serie TV. E se questo video vi è stato utile, condividetelo! E ora, in attesa della prossima Star Wars Celebration che si terrà in Giappone nel 2025 dal 18 al 20 aprile, ecco tutte le novità di Star Wars emerse dalla Star Wars Celebration di Londra. Saranno 3 i film che rimpolperanno la galassia cinematografica di Star Wars e saranno tutti ambientati in epoche diverse. Cominciamo dal lungometraggio diretto da James Mangold, che sarà ambientato agli albori dell'Ordine dei Jedi e racconterà appunto la nascita dell'Ordine e la storia del primissimo Cavaliere Jedi. Il film di Dave Filoni invece si focalizzerà sulla Nuova Repubblica e incrocerà alcune storyline di The Mandalorian, Ahsoka e The Book of Boba Fett. Infine, il film della regista premio Oscar Charmaine Obed-Chinoy racconterà il futuro di Rey Skywalker, sempre interpretata da Daisy Ridley, la donna destinata a ricostruire l'Ordine Jedi dopo Episodio 9. Capitolo serie, partiamo da Ahsoka, il cui teaser è stato svelato proprio durante la Star Wars Celebration. Rosario Dawson sarà su Disney Plus a partire dal prossimo agosto, con un villain di tutto rispetto da combattere, il Gran Ammiraglio Thrawn interpretato da Lars Mikkelsen. Ci sarà spazio anche per The Acolyte, produzione televisiva tutta dedicata al lato oscuro della forza, con Amandla Stenberg, Carrie Ann Moss e, direttamente da Squid Game, Lee Jung Jae. Di cosa parlerà? In realtà lo staff produttivo si è poco sbottonato, parlando però di un incrocio tra Frozen e Kill Bill. In programma anche la seconda stagione di Andor e una serie live action per Disney Plus Skeleton Crew con Jude Law. Nel team di registi ci saranno John Watts, David Lowery, Jake Schreier, Bryce Dallas Howard, Lee Isaac Chung e niente poco di meno che Ide Daniels, i padri di Everything Everywhere All at Once. E adesso raccontateci la vostra! Vi sono piaciute le novità emerse dalla Star Wars Celebration? Fatecelo sapere nei commenti!